Dalla Lombardia 1, buonasera da Gianmarco Cervi, è il terzo match della seconda giornata della Lega Statale ed è il big match di oggi fra Sporting Bisanzio e Vela United che si affrontano per i tre punti. Sporting Bisanzio punteggio pieno che ha cominciato benissimo la stagione, dall'altra parte per il Vela un piccolo stop settimana scorsa, il pareggio con il Waves che comunque oggi ha vinto e si candida tra l'altro fra le squadre più in forma e più importanti probabilmente della stagione. Squadre disposte al centro del campo, i consueti convenevoli già svolti, due capitani adesso, Branchi e Tozzi, dal direttore di gara. Tutto pronto, siamo pronti anche noi. Coltorti. Il lancio di Coltorti. Dominione al centro per Migliorini! Subito Migliorini! Lo Sporting Bisanzio è già avanti! Cosa avevamo predetto poco fa, che Migliorini non avrebbe visto una biglia oggi? Invece la biglia l'ha vista come? E l'ha messa anche dentro, al primo tocco di palla. È già vantaggio Sporting Bisanzio sull'assist perfetto di Dominione. Brava. La conclusione, gol del 2-0 di Rigamonti! Al primo tentativo Rigamonti, già raddoppiato lo Sporting Bisanzio, gran botta dritta per dritta. Non ha potuto nulla Colombo. Super Bisanzio avanti 2-0. Mastro Marino, c'è Rigamonti da una parte, dall'altra c'è Langella che calcia col mancino. Auletta, tutto mancino, la mette dentro Auletta, il pallone schizza, arriva Ricci di prima! 2-1, la riaperta Vela United alla fine con Ricci che segna il gol dell'1-2 e rimette in discussione il risultato. Del pallone contropiede, 2 contro 2, Dominione, è arrivato Coltorti, la risposta di Colombo. La conclusione ancora di Ricci che fa 3-2 Vela United, tripletta di Ricci, è la seconda dopo la prima giornata. Attiva dribbling di Di Maggio, doppio dribbling, può calciare col mancino, Di Maggio va giù bene Branchi e mette in corner. Grande giocata di Auletta in mezzo al campo, Auletta c'è la ruletta, calcia Auletta! Ma che gol di Auletta! Applausi e silenzio per Marcello Auletta, ci alziamo tutti in piedi, anche tu Davide. Duplice fischio del direttore di gara, squadra riposo sul 4-2 per il Vela United, super spot. Conclusione di Rigamonti, 4-3, il pallone recuperato in mezzo al campo. Ancora Rigamonti, 4-3 e tutto in bilico di nuovo. Ha messo fuori Mastro Marino, non riesce a calciare, poi la conclusione. Si salva ancora Colombo su Sanguinetti, quindi Rigamonti chiuso da Di Maggio. Però rimane lì Rigamonti, ancora Colombo. Strepitoso Colombo. Di Maggio. Grande palla dentro per Ricci. Branchi si salva, che azione di Di Maggio. Mastro Marino. Sanguinetti al centro per Dominione, 4-4, grande azione sulla sinistra dello Sporting Bisanzio che rimette a posto la gara con Dominione, servito splendidamente da Sanguinetti, grande azione del Bisanzio e partita di nuovo in pari. E poi attenzione, Colombo la combina, grossissima, e Rigamonti mette dentro il 5-4. Pazzesco, il Vela si è fatto gol da solo. Triplice fischio al direttore di gara, vince lo Sporting Bisanzio, altri tre punti, è primo in classifica e cerca la fuga, battuta dal resto pesante per il Vela che dopo il pareggio della settimana scorsa oggi non porta a casa neanche un punto. Super spot.